Ragazzi, benvenuti o bentornati nella rubrica più spaventosa del canale. Come di consueto, oggi vedremo insieme alcuni video dal web che hanno avuto la capacità di spaventare e a volte addirittura terrorizzare gli spettatori. Sto pensando di fare un episodio a settimana, se le clip sul web lo permettono, perciò ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, mettetevi comodi, a luci spente ovviamente, perché stiamo per dare un'occhiata ai video più spaventosi del web. L'account TikTok Jay Berari ha pubblicato un video che riprende qualcosa di piuttosto inquietante nella camera di sua figlia. Secondo quanto dice la donna, quello che è accaduto è solo uno dei tanti episodi che accadono spesso nella sua casa. L'edificio venne costruito nel XVIII secolo, periodo in cui molti inquilini sono morti al suo interno. Anche per questo motivo, lei crede che la casa sia ancora infestata dalle anime inquiete di queste presunte persone. E il video pubblicato potrebbe essere una conferma della sua teoria. Dopo vari episodi inspiegabili, la donna ha deciso di installare una videocamera di sorveglianza nella stanza di sua figlia. Una notte stava controllando le riprese in diretta da quella videocamera e con orrore ha notato che sua figlia stava fissando qualcosa nel buio. Ecco cosa è stato registrato. Le persone sono d'accordo sul fatto che la clip sia spaventosa perché la bambina sembra essere paralizzata dalla paura. Anche quando la madre arriva a prenderla, lei comunque continua a guardare lo stesso punto fisso. Però potrebbe anche semplicemente trattarsi di una cosa normale. Magari la piccola in quell'occasione ha avuto un episodio di sonnambulismo che ha portato a questo comportamento. Ma come vi dicevo, questa non è affatto l'unica cosa strana accaduta in quella casa. Qualche settimana prima, la videocamera di sorveglianza installata fuori dall'abitazione ha ripreso questo. È chiaro che si tratta di un episodio difficile da spiegare e chi ha provato a farlo credendo si trattasse di vento è stato subito smentito. Il vento avrebbe fatto muovere tutte le altalene, non solo una, e non in quel modo bizzarro. Sembra effettivamente che qualcuno o qualcosa fosse seduto lì. Adesso le persone che la seguono sono convinte che qualcosa di sinistro sia attaccato all'abitazione. La donna aveva fatto vedere che intorno alla proprietà ha trovato alcuni indizi che sembrano suggerire la presenza di un cimitero nascosto o qualcosa di simile. Secondo qualcuno, questa potrebbe essere la spiegazione. Molte persone sono sepolte nella proprietà e alcuni dei loro spiriti fanno fatica a lasciarla. Come risultato accadono questi fenomeni. Sono stati molti a consigliare cosa fare alla donna e lei ha messo in pratica quasi tutto, chiamando addirittura una medium. Ma le cose strane sembrano non smettere. Un episodio in particolare le ha fatto seriamente pensare di trasferirsi. La donna era in casa con suo marito, quando hanno iniziato a sentire degli strani rumori provenire da una stanza. Hello? Tutto quello che è accaduto può davvero essere opera di qualche entità, oppure può essere spiegato in altri modi. Questo video è stato pubblicato nel luglio del 2021 dal canale Eder Olivas. Mostra le riprese di una dashcam installata sul veicolo dell'uomo, che nella descrizione spiega che si trovava nell'autostrada Saltillo-Torreón, in Messico. Era notte, e le riprese in bassa qualità dipingono uno scenario abbastanza inquietante già di per sé. Ad un certo punto del filmato, però, qualcosa contribuisce a rendere il tutto decisamente agghiacciante. Guardate qui. A prima vista non si riesce a capire cosa sia.
ma riguardandolo e rallentandolo si può notare che si tratta di una ragazza che corre freneticamente, in una posizione a dir poco bizzarra. La cosa che però ha spaventato Eder e anche molti altri spettatori è che pare la ragazza non abbia la testa. Sembra proprio così, per questo molte persone credono non si tratti di una persona, ma di un'entità. In ogni caso, credo che possa tranquillamente essere un gioco di luci, ma senza dubbio sia che si tratti di un fantasma che di una persona reale è spaventoso da vedere. Per quale motivo una ragazza dovrebbe correre in quel modo ai piedi di un'autostrada? Sinceramente a questo punto trovo quasi più plausibile che si tratti di un'entità. Che cosa fareste voi se vedeste una cosa del genere mentre guidate di notte? L'account TikTok DarkSecret37 ha pubblicato un video che ha fatto venire i brividi a tantissime persone. È stato registrato in Giappone, ma abbiamo pochissime informazioni riguardo al luogo delle riprese, perciò non possiamo sapere se quel posto ha una storia di eventi paranormali o simili. Di sicuro però qualcosa era lì. Guardate. Una mano ben definita spunta all'improvviso tra le gambe di uno dei bambini. E la persona che riprende, chiaramente spaventata, si avvicina per verificare di aver visto bene. Lì però non c'è più nulla e nessuno. Sembra una scena uscita direttamente da un film horror e le persone che l'hanno vista si sono preoccupate per quello che sarebbe potuto accadere. Se fosse una messa in scena sarebbe abbastanza subdolo coinvolgere dei bambini e farli terrorizzare in questo modo. Quindi credo che chi ha registrato il video non fosse a conoscenza di ciò che stava per succedere. Ma voi, quale spiegazione dareste a questo filmato? Era il 2014 quando il canale Marvin Caguas pubblicò questo video. Stava semplicemente mostrando una funzione dell'Xbox Kinect, facendo vedere le varie modalità di registrazione, informa gli spettatori del fatto che la Kinect avesse la modalità di visione notturna e decide di far vedere come funziona e come si attiva. Niente di particolare in effetti, ma quando la visione notturna viene attivata, Marvin finisce per registrare qualcosa di agghiacciante. Guardate. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. Due ombre appaiono in quella che sembra la cucina. La più spaventosa è la seconda, che sembra non essere provocata da nulla, ma comunque si erge in maniera minacciosa, come se fosse di nuovo parte di un film horror. Quando cambia tra le modalità, poi, e rimette la modalità notturna, non c'è più alcuna traccia di nulla. Ho trovato queste riprese davvero spaventose, dato che, sinceramente, non riesco a spiegarmi come sarebbero potute essere falsate. Cosa ne pensate? Questo video mostra l'agente immobiliare Santiago Sanchez che riprende una casa per pubblicarla su YouTube. Nel suo canale infatti pubblica spesso video di case invendute e facendolo è riuscito a venderne un bel po'. Ma la situazione in questa casa sembra diversa sin dall'inizio. Ancora prima di entrare nell'abitazione, Santiago spiega alla videocamera che i proprietari lo hanno avvisato di stare attento se avesse deciso di entrare. La casa mi hanno detto no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el video. Però ten molto cuidado, non salte dalla casa rapido. I proprietari gli avevano raccontato di aver lasciato la casa nel bel mezzo della notte, dopo che per mesi avevano assistito a strani eventi al suo interno. Da quel momento la casa era rimasta abbandonata. Settimane dopo contattarono Santiago per aiutarli a vendere quella casa, e lui accettò. Il video che ha ripreso, ragazzi, non so bene per quale motivo, ma mi ha tenuto in uno stato di agitazione e inquietudine costante. Appena entrato si è subito accorto di uno strano odore, un odore di marcio e putrido che infestava tutta la casa.
Qualcosa, non so cosa, è davvero strano in questa abitazione. Dirigendosi in cucina, notò una massiccia presenza di formiche. Era stato avvisato dai proprietari che di tanto in tanto, improvvisamente, colonie di mosche e altri insetti avrebbero infestato la casa per qualche motivo, cosa che non dovrebbe succedere dato che la casa era praticamente nuova. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron todos los toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. Continuando l'esplorazione, l'uomo si reca al secondo piano, dove c'è un'atmosfera ancora più inquietante del piano di sotto. Tra croci capovolte e oggetti lasciati lì senza un senso, queste stanze riescono davvero a far venire i brividi. Ma guardate cosa accade poco dopo. Pero bueno, yo he querido venir a grabar el video y ver, you know, un poquito, you know, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... Yeah. Oh. Mejor me voy saliendo ya de la casa. Pero... Otra vez. Si necesitan comprar una casa... Appena ha detto di non credere in quelle cose, sembra che qualcosa abbia voluto dargli una conferma. L'uomo cerca di rimanere calmo, ma chiaramente non lo è. Che cos'è stato? Forse davvero qualcosa di terrificante stava accadendo in quella casa? E qual è stato il vero motivo per cui i proprietari l'hanno abbandonata così in fretta? Qualcuno suggerisce che probabilmente, prima che i proprietari vivessero lì, l'abitazione o il sito della sua costruzione venivano usati come luogo in cui delle persone si riunivano per fare strani rituali. In questo modo avrebbero rilasciato qualche energia maligna che tutt'oggi infesta la casa. Altri invece credono che sia tutta una storia inventata dalla famiglia per vendere la casa. Ma sul serio, qualcuno di voi la comprerebbe? Non penso sia questo il caso. So che non è successo nulla di eclatante, ma la storia di questa casa e i filmati mi hanno fatto venire i brividi. Avete provato anche voi questa strana sensazione? Io non credo, però questa è la casa e... Fatemi sapere tutto, come al solito, con un commento. E questi ragazzi erano altri 5 video spaventosi dal web. Spero che almeno uno di questi vi abbia spaventati o inquietati. Detto questo, vi ringrazio per la visione e, come sempre, vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.